Sembrava calmo, ieri invece si è mosso, però c'è di nuovo la sporcizia in acqua. Tutta quella melma bianca. Domenica 26 luglio, eh? Ieri comunque il mare era calmissimo e pulito. Oggi invece c'è questa scia di letame, credo, putrefatto. Guarda che c'è lì al largo. Guarda tu, ci sono bambini che si fanno il bagno. Povera la nostra pelle e la nostra salute. Poi è mosso, senza vento, comunque era mosso di sotto il mare. Guardate là. Ecco, tutta la sporcizia, eh? Là è ancora più grave, guardate qui. Che squallore, che squallore. Cosa dirà ai turisti quest'anno Loiero? Non lo so, il presidente Loiero. Cosa dirà se non si è messo freno a tutta questa sporcizia? Vicino a Torre Lupo c'è quella situazione che vi ho fatto vedere ieri, guardate qua ancora, guardate qua, guardate qua. E la gente sta sotto l'ombrellone a gustarsi qualche onda e a giocare sulla battigia. Tutto sotto l'ombrellone, vedete, presidente Loiero, che ve lo metterò in bacheca, guardate qua, la gente sotto gli ombrelloni. Purtroppo qualche imprudente sta in acqua. Guarda che onde, senza vento. Tutto sporco, guarda qua. Qualcuno fa il motosurf. Vediamo, 100 metri dalla riva c'è, sì. Sì, c'è. Circa 100 metri. Tutto sporco, come batte il mare con tutta questa cresta. Ditemi voi se i turisti vengono con piacere da queste parti, come lo vuoi. Noi fra 4 giorni ce ne andiamo. Ci andiamo a Marina di Gioiosa, che lì il mare c'è la bandiera blu.